Macro Masters, buonasera a tutti. Eccoci qui per la seconda puntata della miniserie organizzata da Photocall.it in collaborazione con la Huawei. Questa sera è la volta di Marco Colombo, un fotografo naturalista che molti di voi conoscono perché è anche un personaggio piuttosto noto e popolare, oserei dire. Però prima ancora di presentarvelo, come in occasione della scorsa puntata con Luca Eberle, voglio presentarvi, ripresentarvi Onit Pambakian, che è l'amministratore delegato di La Huawei Italia, che ha sostenuto attivamente questa serie, questa produzione dedicata alla macrofotografia. Prego, Nick. Buonasera a tutti, buonasera Marco, buonasera Emanuele. Buonasera a tutte le persone intervenute e che ci vorranno magari guardare con più calma nei prossimi giorni. La Huawei Italia è un'azienda specializzata in importazione e distribuzione degli oggetti, dei prodotti di La Huawei, che sono ottiche che hanno la loro migliore fabbricazione nel mondo del macro. Macro che sono sempre minimo 2x e che arrivano in alcuni casi ad avere addirittura ottiche 5x, come quelle che il nostro master di questa sera sperimenta con estrema maestria, devo dire, con poche persone che riescono a fare in questo modo. La Huawei è un'azienda, come dicevamo, specializzata nelle ottiche macro e non solo, anche ottiche grandangolari, ma di macro parliamo in questo momento perché siamo nel pieno del mese del macro. Maggio è il mese che la Huawei dedica alla macrofotografia, lo fa non soltanto in modo culturale, in questo caso grazie al supporto di Photocult.it, ma lo fa anche in modo fattivo e commerciale con delle offerte sulla rete commerciale autorizzata di la Huawei, che applica degli sconti autorizzati e voluti e supportati da la Huawei, la fabbrica. Ovviamente noi consigliamo sempre di rivolgersi ai fotografi, alla catene di fotografi specializzati per i vostri acquisti, in quanto avrete non solo la garanzia, ma avrete anche il supporto dell'azienda fabbrica. Non voglio portare via altro tempo alle belle foto che Marco ci vorrà mostrare con il supporto dell'intervistatore Emanuele. Vi restituisco la parola Emanuele e Marco, cercherò di stare zitto, ma ogni tanto magari riuscirò a intervenire, a dire qualche cosa sulle specie commenti sulle belle foto che so che Marco ha portato per noi. Grazie Nick. Allora Marco, veniamo a noi. Presentati, intanto dici qualcosa di te, quanti anni hai, sappiamo che sei laureato in scienze naturali, ma sei giovanissimo, qual è la tua attività principale? Buonasera a tutte e a tutti e grazie per aver deciso di assistere a questa diretta, grazie a Nick, a Emanuele ovviamente che mi faranno compagnia questa sera. Io sono nato nell'88. E ho iniziato a fotografare quando avevo 11 anni, mio papà mi portava in giro con la fotocamera ovviamente a pellicola e mi dava sfogo, diciamo, alle mie voglie di ritrarre magari degli insetti oppure le lucertole, insomma quello che c'era attorno a casa. E ho fotografato scattando diapositive dal 99 al 2009, poi sono passato al digitale e mi sono dedicato appunto alla fotografia naturalistica da subito, perché inizialmente lo scopo era portare a casa dei ricordi degli incontri che facevo. Prima addirittura andavo in giro col taccuino e disegnavo e scrivevo le note, e poi invece è diventata proprio un mezzo per veicolare dei messaggi. Il lavoro che ci presenti questa sera è altamente specialistico, però immagino che ti sia fatto le ossa sulla macrofotografia in senso più ampio, più generale. Hai qualcosa da mostrarci e da raccontarci? Sì, allora, vabbè, qua cominciamo con una fotografia che esula dal progetto di cui parleremo stasera, è una foto più vecchia, è una vipera dal corno ambientata. Io ho sempre scattato immagini di natura di vario tipo, dai lupi in appostamenti, cervi e così via, alle foto subacquee in immersione e ovviamente anche tanta macro, perché comunque ci sono talmente tanti soggetti da ritrarre e che offrono degli spunti interessanti da in qualche modo favorire questa mia passione.
Mi piace molto la macro ambientata, per esempio quella con i grandangolari a ridotta profondità, a ridotta distanza minima di messa a fuoco per ritrarre il soggetto con il contesto. Però, come vedremo fra poco, per il progetto mi sono dedicato a cose molto molto più piccole e praticamente impossibili da ambientare in questo modo con questa vipera. Parliamo dei collemboli, come ti è capitato? Come hai puntato? Come è successo che tu abbia puntato l'obiettivo su soggetti così, così particolari? Allora, è successo, è iniziato tutto durante il periodo buio dell'inizio della pandemia, durante i lockdown, perché come tutti sappiamo, come tutti ricordiamo, ovviamente non si poteva uscire di casa, non si poteva fare nulla, e per chi come me era abituato ad andare in natura per lavoro, per passione, eccetera, sicuramente è stato un duro colpo. Io ero fortunato perché comunque anche nella casa in cui abitavo prima, in affitto, c'era un giardino e quindi mi dedicavo tutti i giorni all'osservazione della natura attorno. Però sai, una volta che comunque hai fotografato tutti i ragni del sottoscala e li chiami per nome, ciao Luigi, ciao Giovanni, e ti ricordi tutti i rondoni, i pipistrelli, ogni tanto veniva il riccio in giardino, eccetera, però alla fine più o meno le specie erano quelle che avevo già visto anche negli anni precedenti, insomma. E quindi ho cominciato a ridurre la mia scala di osservazione sempre di più e mi sono accorto che il prato brulicava di vita di questi collemboli che io già conoscevo, avevo fotografato con altre ottiche che ingrandivano meno, però ecco, poi ho Nick, con il suo supporto, mi ha dato il via per iniziare questo viaggio, questo safari microscopico, perché con questo obiettivo che è l'AOVA 2,5x5, veramente entri in un mondo completamente diverso. Ecco, dici qualcosa in più su questo obiettivo, perché credo sia la chiave di volta di questo lavoro, perché i soggetti, i collemboli, non vorrei sbagliare, ma siamo nell'ordine dei pochi millimetri, dei millimetri, ma della prima decade, della prima decina di millimetri, giusto? Giusto, giusto. Qual è la dimensione media di un collembolo? Allora, ci sono tante specie, però diciamo che la maggior parte delle specie che si vedono da noi sta sotto i 3 millimetri e ce ne sono alcune anche di un quarto di millimetro che ho fotografato e che vedremo dopo. E quindi sono veramente molto piccoli e senza quell'obiettivo lì sarebbe stato impossibile riuscire a realizzare delle immagini d'impatto. Bisogna saperli trovare anche, però il fatto che siano comunque abbondanti e comuni aiuta un pochino. Ci vuole comunque una vista da falco, se posso permettermi, perché comunque non si tratterà solo quindi di avere una ottima attrezzatura fotografica, ma anche di una certa acutezza visiva. L'obiettivo, tra l'altro, per informazione a vantaggio di chi ci ascolta, si tratta di un obiettivo veramente specialistico, perché nasce e opera esclusivamente in ambito macro, offrendo rapporti di ingrandimento che spaziano tra 2,5x e 5x, quindi vuol dire che proiettano l'immagine del soggetto ingrandita di minimo 2,5 volte fino a un massimo di 5 volte. Quindi non va bene per il ritratto, non va bene per il paesaggio, nasce esclusivamente per la macrofotografia e qui fa la differenza rispetto a dei macro, tra virgolette, normali che si fermano al 2x. Sì, 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 assolutamente. Quali sono le difficoltà principali che tu hai incontrato nel approcciare, ecco, il mondo che va, neanche la macrofotografia, qui siamo proprio nell'ambito della microfotografia, al di là delle battute sulla difficoltà quindi di individuare un soggetto e di seguirlo, come ti muovi, come ti regoli con la messa a fuoco, la scelta del diaframma e soprattutto l'illuminazione? Sì, allora, diciamo che io avevo una lente di ingrandimento per cercare i soggetti. Questo era fondamentale perché comunque a occhio nudo magari vedi muoversi qualcosa, non vedi bene di cosa si tratta e quindi con la lente già capisci, per esempio, se è una specie che hai già fotografato oppure un'altra, se sta facendo qualche cosa di particolare e così via. Quindi quello sicuramente era la prima cosa. Infatti poi quando sono finiti i lockdown
sono diventato la piaga di chi veniva in escursione con me perché, cioè, mi fermavo subito appena sceso dalla macchina e stavo in un metro quadro per 3 ore magari a fotografare, non facevo neanche il sentiero e quindi dovevo tornare un'altra volta per fare un metro quadro un po' più in su e così via. Però ci sono delle difficoltà ovviamente oggettive nel fotografare animali vivi, perché questo è importante dirlo, si è sempre trattato come in tutte le mie fotografie di animali vivi e sul posto, non portati in casa, catturati e così via, e questo rende più difficile realizzare queste immagini perché ovviamente questi animali si possono muovere. Dal punto di vista della messa a fuoco, che tu mi chiedevi, l'obiettivo è a fuoco manuale, quindi tu fai avanti e indietro con la macchina per trovare il piano di fuoco corretto sul soggetto. E io utilizzavo il live view con il focus peaking, perché in questo modo riuscivo a notare meglio quando il fuoco stava esattamente sull'occhio di un soggetto comunque piccolissimo. Tra l'altro, aneddoto divertente, io sono lievemente daltonico, probabilmente, perché quando faccio i test, sai, quelli con il numeretto, alcuni numeri non li vedo nel cerchio di Palozzi, e quindi alcuni colori, alcune sfumature evidentemente non le vedo, non tutte, perché comunque il rosso, il verde, eccetera, li distingo. E mi ricordo che avevo impostato il focus peaking rosso, forse, e dicevo, ma non funziona, invece in realtà funzionava, ma io non vedevo proprio le parti che si coloravano in rosso. E alla fine l'ho messo in giallo perché non trovavo la messa a fuoco la prima volta. E quindi questo, l'importante era conoscere anche il comportamento dei soggetti, perché per esempio appena li trovi loro rimangono immobili per un po' e quindi devi essere abbastanza rapido nel preparare l'attrezzatura, magari averla già pronta e andare diretto per fare la fotografia prima che comincino a camminare, sennò poi diventa molto difficile. Perché non solo si muovono, ma da quello che so, e forse mi confermerai, spiccano anche dei salti non indifferenti, quindi tu di punto in bianco non trovi più nulla davanti all'obiettivo. Esatto, non sai quante specie non ho fotografato perché le ho trovate e ora che le ho inquadrate ho preparato magari i flash, perché molte di queste foto sono fatte con i flash macro, eccetera. L'animaletto è saltato via e l'ho perso e non ne ho mai più ritrovati. E una delle difficoltà sta anche nel fatto che non si sa dove vivano, nel senso che si conoscono le varie specie, eccetera, però se vuoi trovare quella singola specie di cui hai visto una foto su internet, nessuno sa dirti dove si trova. E quindi tu sai come cercarli, loro vivono spesso nelle foglie morte del sottobosco, sui tronchi marcescenti, eccetera. E poi ogni tronco può riservarti una sorpresa, anche questo era il bello. E loro hanno questa struttura per saltare, che è tipo una sorta di molla che hanno sotto il corpo, che permette loro, pur essendo magari lunghi 1 mm, di spostarsi di 10-20 cm per sfuggire ai predatori, e ovviamente non lo trovi più. Certo, è come se cambiassero nazione di punto in bianco, Praticamente una sì. sorta di teletrasporto. Praticamente sì. E sono immutati in questo da milioni di anni. Nel progetto ho fotografato questo collembolo che è fossile e arriva dall'Ambra Baltica ed è racchiuso quindi in un pezzo di resina che è diventata pietra praticamente fossile di 45 milioni di anni fa. Quindi non vediamo i colori. Però vediamo esattamente lui che sembra quasi in salto perché si vede quella struttura che dicevo che è stata sotto il corpo che è estroflessa, come se lui stesse saltando. Probabilmente si è mosso per cercare di liberarsi da questa cosa rischiosa, questa trappola che poi lo ha portato fino ai giorni nostri. E sono pazzeschi, poi possono ruotare su se stessi mentre saltano 377 volte al secondo, che è una cosa allucinante se ci pensi, no? Immagino che questo sia un numero scientificamente provato per qualche ripresa effettuata, con macchine ad alta velocità. Sì, hanno fatto degli studi in laboratorio mettendoli dentro delle teche a sfondo bianco e quando loro saltavano con degli slow motion, poi su carta millimetrata o comunque su uno sfondo graduato, hanno contato i giri, eccetera, e hanno visto che cioè, animale più veloce rotante al mondo sembra quasi una cosa inimmaginabile, perché uno dice che cioè, è il più veloce, quello che vola più in alto, quello che va più in profondità, ma rotante a uno non viene in mente che ruotino, invece ci sono anche quelli. E poi, quando cominciai io a fare macrofotografia, parliamo degli anni 90, nei circoli si diceva: sì, se trovi un insetto, raffreddalo. Qualcuno arrivava a dire: mettilo in frigorifero, ma così da calmarlo un pochino e avere un po' più di tranquillità nel riprenderlo. Ma credo che in questo caso neanche potrebbe funzionare, perché questi animaletti,
quel che so, sono particolarmente resistenti anche alle bassissime temperature. Sì, beh, questa è una pratica che probabilmente si faceva nel passato, ma che adesso ovviamente no, Una non si pratica fa. barbara preistorica che si spera nessuno segua più. Preistorica no, dai, però comunque è una cosa che si faceva, beh, nei decenni scorsi insomma si faceva di tutto, e se leggi i libri, sai, i manuali vecchi, io mi ricordo una foto di un ramarro, c'era il primo piano del ramarro e poi c'era il backstage e il ramarro era scocciato sul ramo, quindi facevano delle cose veramente allucinanti. Però no, insomma, quelle foto che vedrete sono tutte fatte trovandoli così e loro, come dicevi, hanno tra l'altro una forte resistenza al freddo. Perché ci sono specie che vivono ai poli, in Antartide, al Polo Nord, eccetera, che possono ibernarsi, cioè possono congelarsi praticamente, disidratarsi per riuscire a resistere al freddo e poi riattivarsi quando le temperature si alzano. Anche da noi ci sono varie specie sui ghiacciai, eccetera, come vedremo. Quindi sicuramente hanno una marcia in più sotto tanti punti di vista. Qui ho messo un backstage, tu dicevi quella cosa di quanto sono grandi, e qui si vede effettivamente quanto siano grandi le specie più piccole che ho fotografato, perché praticamente questo è lungo circa un quarto di millimetro, è la specie più piccola che io abbia fotografato, questa è il mio dito pollice praticamente, ed è un selfie un po' anomalo se ci pensi, perché invece che avere la faccia c'è cioè l'unghia del dito. E lui stava su una foglia secca della lettiera, qua l'ho messo anche ingrandito per far vedere che esiste, insomma, però sono delle cose inimmaginabili in certi casi. Volevo fare una domanda io, se possibile, anche se non sono il giornalista. Certo. Su due aspetti, Marco, tu poco fa hai citato questi animali che vivono nei ghiacciai. Sappiamo che questo è uno dei biomi che sta soffrendo maggiormente in questo ultimo decennio e sicuramente ci saranno degli sconvolgimenti sugli animali che vivono all'interno di questi biomi. Questa è la prima domanda. La seconda domanda invece mi collega a quanto hai detto prima sul ramarro scocciato. Ora, ho il piacere di conoscerti personalmente e ti so eticamente molto molto corretto, ma oltre all'educazione alla fotografia, io vorrei che questa occasione fosse anche un'educazione al rispetto della natura, ovvero dei soggetti che non devono essere disturbati più di tanto per il nostro gusto fotografico. Sì, allora vado in ordine, parto dalla prima. Per quanto riguarda i ghiacciai, sì, io ho fatto una parte di fotografie anche relative al ghiacciaio e ci sono dei ricercatori bravissimi come Barbara Valle che studiano proprio i collemboli che vivono sui ghiacciai e stanno scoprendo un sacco di specie nuove, per esempio ne hanno scoperta una sul ghiacciaio del Calderone, che è l'ultimo ghiacciaio vero e proprio dell'Appennino. E che vive solo lì, e quindi quando questo piccolo sembra una tinozza di ghiaccio piccolissima ormai, quando sparirà probabilmente anche questa specie di collembolo si estinguerà. E sono indicatori dei cambiamenti climatici come la desertificazione e la fusione, appunto, la scomparsa dei ghiacciai. Infatti, loro stanno facendo tanti studi, l'Università di Siena, l'Università di Milano, eccetera, per capire come reagiscono queste specie proprio a questi cambiamenti incredibili. Quindi, assolutamente sì. Perché loro si sono adattati a vivere in un posto dove non vive nessun altro e d'altro canto non riescono a vivere al di fuori di quello. Cioè, se tu prendi una specie di ghiacciaio e la metti in un bosco dove ci sono altre migliaia di specie di collemboli, quella lì non vive, cioè vive solo sul ghiacciaio. E per quanto riguarda la seconda domanda, assolutamente sì. Come sai, io tengo un sacco di corsi, eccetera. Anche questo weekend ero al Gran Paradiso, abbiamo visto un sacco di roba. E l'importante secondo me è spiegare alle persone come approcciarsi, perché non è che sono sempre in malafede, spesso non sanno proprio come comportarsi. Siccome noi non fotografiamo bicchieri o comunque oggetti, ma fotografiamo esseri viventi o paesaggi viventi, è sempre bene sapere come rapportarsi con i soggetti. Poi in questo caso appunto sono talmente piccoli che la maggior parte delle persone non ne conosce l'esistenza o l'ignora e quindi non ci sono grossi problemi da quel punto di vista, immagino. Grazie. Grazie Sul campo mi dicevi, ecco, utilizzi
come vedo, proprio il treppiedi in questo caso non è assolutamente ipotizzabile, anzi, addirittura vedo che hai disinnestato il flash e lo tieni con una mano, portando praticamente l'obiettivo a contatto con la superficie dello stagno, del lago, di dove Sì. ti trovi, non riesco a capire. Sì, questa è una paludina che ho vicino a casa e come vedi mi piace fare il cinghiale, rotolarmi dentro nel fango. E sì, in questo caso io stavo fotografando delle specie che vivono sulla superficie dell'acqua e sfruttano la tensione superficiale dell'acqua e galleggiano, quindi sono talmente piccoli che non affondano e fanno tutte delle parate di corteggiamento, sono molto interessanti e avevo ovviamente il 5x è abbastanza allungato, quindi in questo caso penso che fosse proprio esteso al massimo o quasi. Comunque, come si vede, non sto guardando nel mirino perché, come vi ho raccontato, usavo il Live View, altrimenti nel mirino è molto più complicato. E poi ho i flash macro del sistema wireless, insomma, della Nikon appunto, per fare macro. E montato sull'anella, in questo caso lo devo orientare diversamente a seconda delle luci che voglio. In alcuni casi è montato anche, cioè lo metto anche dietro al soggetto addirittura, perché comunque se è fermo hai tutto il tempo di posizionare le luci come vuoi. Se invece si sta muovendo è un po' più complicato. Però in questo caso, per esempio, mi ricordo che era molto bello, per esempio, lo sfocato dei riflessi che stanno sullo sfondo di bokeh, insomma, che non è scontato nelle lenti macro, insomma, non in tutte si ottiene un bokeh interessante. Invece in questo caso, appunto, mi ricordo che vengono dei cerchi sullo sfondo sfocati. Paragonabili a quelli di un catadiottrico quasi. Sì, non tutti, non sempre, però vengono delle belle atmosfere, vengono dei riflessi che sembrano quasi delle nebbie a volte, che si intrecciano tra loro, che fanno come delle ramificazioni, poi sullo sfondo se c'è un punto luce forte viene proprio il cerchio, il pallozzo, e quindi riesci magari ad avere la sagoma dell'animale inscritta dentro il cerchio per creare una profondità, insomma, una narrazione diversa per quanto riguarda il rapporto tra il soggetto e lo sfondo, come sai, no? E il suo ambiente, Sì. certo. Questa è Questo è un una foto, esempio. esatto, è una di quelle foto fatte in quell'ambiente lì. Questa è zenitale, però, quindi è fatta dall'alto, è fatta da sopra. E prima tu citavi il cavalletto e Onnick mi prende sempre in giro, tra virgolette, perché mi dice che sono uno dei pochi che usa questo obiettivo senza cavalletto, senza slitta, senza slitta micrometrica e così via. Però io mi sono trovato molto bene a fotografare a mano libera. Ovviamente è un obiettivo specialistico, quindi serve un po' di allenamento, serve un po' di insomma, di esercizio, eccetera. Però non ho mai usato il cavalletto perché sarebbe stato molto complicato mettere un cavalletto anche piccolissimo per fotografare cose così ridotte di dimensioni, così rasoterra o in questo caso zenitale, però a una distanza molto ridotta dal suolo, no? Si può fare volendo, però era più macchinoso e con soggetti che da un momento all'altro potrebbero sparire. Mi sono trovato molto meglio a mano libera. Qui c'è questa specie che vive sull'acqua, che è azzurra, e ci si vedono tutte le bolle di gas intrappolate nelle alghe sotto la superficie dello stagno. Quindi il segreto che io, cioè il segreto, quello che io facevo era sicuramente scattare a raffica, ma questo lo faccio anche per gli uccelli, insomma, si fa per varie cose. Abbiamo la fortuna di non pagare più gli scatti rispetto alle diapositive, come sai. E quindi lo fai perché comunque il piano di messa a fuoco è veramente una lama e riuscire a ottenere quella lama esattamente sugli occhi del soggetto non è sempre facile. Devo dire che questa foto mi piace perché ti si vede anche riflesso nelle bolle. Quella nebbiolina celeste che è dentro ognuno dei circoli è in realtà l'obiettivo che tu stai tenendo in mano, e alla destra c'è il tuo braccio, le tue braccia, tu stesso Sì, credo, insomma, è sì, sì. dietro il Esatto, cielo con qualche nuvola. questo è il cielo nuvoloso e questo sono io. Penso che si veda la freccetta che si muove sullo schermo, sì. Sì. Questo sono io, insomma, che sono riflesso all'interno delle bolle, ovviamente. È molto Quindi, sì. A interessante questa. Anche questo è un selfie a modo suo. modo suo, anche questo è un selfie, come sai, quei Molto pittori che si mettevano giovane. Un ritratti cameo. dentro. Sì, esatto.
E quindi appunto questo è una cosa, nel senso che comunque la slitta micrometrica, il cavalletto eccetera aiuterebbero molto, però se il soggetto è particolarmente incline a evaporare, diciamo, io ho lavorato quasi sempre direi a mano libera, perché comunque appoggiandomi per terra ero abbastanza stabile. Eri tu il treppiedi praticamente, ti muovivi in stile camaleonte alla ricerca del piano di messa a fuoco. Esatto, esattamente. Vedo che tra l'altro ti lanci anche nella sacrosanta, giustissima ricerca della composizione, quindi non sempre mettendo il soggetto al centro, perché a volte nella macrofotografia si ha la tendenza a accedere alla descrittività dell'immagine, cioè deve raccontare un soggetto senza neanche un minimo approccio artistico o quantomeno di cura compositiva, che invece nei tuoi lavori è sempre presente. Grazie. Sì, io sono un fanatico, tra virgolette, della composizione, faccio tanta lettura dell'immagine, faccio tanta autocritica sui miei scatti, guardo molto gli scatti degli altri, cerco di capire cosa mi piace, eccetera. E anche in questo caso alcune volte non usavo l'obiettivo a 5x, ma riducevo a 2,5 per ridurre un pochino la dimensione del pur piccolo soggetto dell'inquadratura e dare più spazio al contesto. Questa è un po' una firma di tutte le mie immagini, che si va da quelle col teleobiettivo a queste, perché mi piace dare spazio al racconto di quello che sta attorno, mostrare il legame con il paesaggio o col micropaesaggio in questo caso. Qui c'è un po' di ritmo dato dalle lamelle del fungo dove si nascondeva questo collembolo che si nutre del tessuto delle lamelle, e quindi in mezzo a questo che sembra un calorifero ne trovi a migliaia magari in un singolo fungo, no? Ne approfitto per ricordare a chi ci sta seguendo che è possibile porre domande già da adesso nella sezione dei commenti, ferma la possibilità alla fine della nostra chiacchierata di riproporre altre questioni di carattere generale. Insomma, chi vuole può fare. Ecco, ne troviamo in realtà già una di domanda di Sibilla, ed è in sovrimpressione. Qual è il tempo di scatto in questo genere di fotografia, Marco? Ma guarda, dipende, Sibilla, dalla situazione. Come vedi, gli sfondi sono molto eterogenei, qua è completamente bianco, in altri casi era molto scuro, quindi comunque usavo una luce guida piccolina per mettere a fuoco e illuminare meglio diciamo il soggetto e riuscire a cogliere meglio la messa a fuoco, però quella non influisce sulla foto finale, sul tempo di scatto. E scattavo con il flash, quindi il diaframma che usavo era quasi sempre 5-6, mentre il tempo di scatto variava, però era comunque sempre abbastanza veloce, cioè poteva essere un 80esimo, un 60esimo, un 100esimo, una cosa del genere. Non era particolarmente lento, nonostante stessi fotografando veramente un angoletto buio del sottobosco, insomma, perché lavorando in luce flash comunque si riesce. Magari toccavo gli ISO se dovevo fare qualcosa di particolare. Ti chiedono se utilizzi una macchina con sensore stabilizzato. Allora, io utilizzo, ne parlavamo prima fuori onda, diciamo, no? Sui modelli di macchine fotografiche, eccetera. Come avete visto, io utilizzo ancora una reflex, perché io utilizzo le macchine fotografiche finché non si distruggono, le uso per lavoro, insomma, e continuo a usarle. Diciamo, quando devo cambiarla, prendo il top di quel momento lì e poi continuo a usarlo. Non inseguo in continuazione modelli nuovi, perché la macchina fotografica alla fine è un mezzo per fare il lavoro, insomma, per raccontare delle storie. E quindi uso la Nikon D850 fuori dall'acqua e non uso mirrorless ancora. E l'obiettivo non ha stabilizzatore, quindi diciamo che comunque stando appoggiati non c'erano problemi da quel punto di vista. Il problema veramente grosso è che se l'animale si muove, come in questo caso, perché loro facevano dentro e fuori dalle lamelle, riuscire ad averlo sul piano di fuoco perfetto non è facile, cioè serve proprio, bisogna stare lì un po' e cercare di interpretare il movimento dell'animale. Qua lui non era spaventato, quindi non saltava, ma camminava dentro e fuori dalle lamelle,
e quindi io avevo notato che entrava, andava in fondo e poi tornava fuori, si riaffacciava, costeggiava un pezzo e poi rientrava. E quindi mi sono preparato con il piano di fuoco sulle lamelle, lui ha fatto il suo pattern di movimenti e quando si è messo di profilo era perfetto sul piano di fuoco. C'è un'altra domanda interessante, anche se la risposta è complessa e non ha in realtà, non c'è una risposta sola. Chiede Enrico qual è la profondità di campo a 2,5x e 5x. Allora, io questo è un dato talmente tecnico che non me lo sono mai neanche chiesto e non saprei rispondere, però quello che posso dire è che veramente, cioè, loro sono animali abbiamo detto, un quarto di millimetro ai 3 mm e non vengono completamente a fuoco. Cioè, se voi fotografate uno di questi soggetti, questo è lungo 2 mm per esempio, è completamente a fuoco perché è esattamente di profilo, ma se notate, posso anche ingrandire un po', allora, se notate, la seconda antenna, quella dietro, è già sfocata. Quindi la profondità di campo è un valore veramente ristretto. Bisognerebbe guardare le specifiche dell'obiettivo, forse, o comunque mettersi a calcolare, però non l'ho mai fatto perché comunque questa lente era sicuramente idonea per fare questo lavoro e quello che mi interessava era realizzare delle immagini di impatto che mostrassero questi animali nel contesto. Per cui una volta che l'ho provato e ho visto che andava bene e che c'era modo di utilizzarla sul campo con gli animali anche in movimento, non mi sono opposto. Quindi se volete poi possiamo andare a cercare, lo scriviamo nei commenti a posteriori, però ecco, non nel ci frattempo sono... però ti passo un'altra domanda di Marco che chiede se quindi fai focus stacking per ovviare a questa ridottissima profondità di campo. E lui sostiene di averne provati con questo obiettivo, ma con grandi difficoltà. Se hai qualche consiglio. Allora, non ho mai fatto focus stacking perché la mia macchina può farlo in camera, c'è appunto l'opzione nel menu, non l'ho mai fatto perché se il soggetto si muove e tu non sei perfettamente fermo e stabile, comunque non ti può venire fermo, cioè completamente nitida l'immagine, ti verrà magari uno scatto, due scatti sovrapposti buoni e il terzo magari lievemente sfasato e questo ovviamente inficia sul risultato finale, soprattutto perché molte specie che ho fotografato vivono anche sulle piante, quindi con anche aggiungi l'oscillazione del come si chiama della pianta per il vento, per la brezza o quello che è, diventa veramente impossibile. Quello che ti posso dire è che per fare il focus stacking l'ideale sono soggetti statici, quindi che stiano perfettamente fermi, cosa che non era questo il caso e quindi non mi ci sono messo. E poi l'altra cosa che ti aggiungo, Marco, è che comunque a me, diciamo come stile per le macro in generale, eccetera, piacciono molto i bokeh, gli sfocati e così via, e quindi non mi interessava avere più profondità di campo, cioè mi interessava avere un fuoco selettivo sul soggetto e poi avere, come vedi qua, le lamelle che se ne vanno via e fanno solo i richiami di colore e di forma sul primo piano, ma che non sono tutte a fuoco. Ecco, non era questa la mia intenzione. Ci sono stati dei casi in passato in cui ho provato ad avere più profondità di campo utilizzando un obiettivo macro normale, dei tubi di prolunga, e quindi riuscire a stare più lontano e stando più lontano avere più profondità di campo, ma sono foto diverse, insomma, non è questo il caso. La prossima domanda in realtà è per Onnic. C'è Sandro che chiede, ma quindi l'AUVA produce anche ottiche macro per sistemi RF? Sì, ciao Sandro, grazie della domanda. Sì, l'AUVA produce praticamente per tutti il mondo, sia reflex, sia mirrorless, micro 4 terzi, ha una gamma molto specializzata di attacchi. Molto specializzato è attualmente il mondo delle mirrorless, sulle quali ha prodotto delle ottiche nuovissime, come l'85 mm. Ne approfitto, adesso mi hanno mandato una diapositiva che è evidentemente lo stacchetto pubblicitario. Mese del macro vuol dire anche agevolare e favorire gli acquisti di obiettivi macro. Sul sito lauva.it potete vedere chi sono i negozi specializzati che trattano l'AUVA. Attenzione, ci tengo a raccontarvi una cosa molto breve, ma è giusto fare un po' di educazione anche fiscale e agli acquisti.
molto spesso vediamo noi stessi l'AUVA proposto con prezzi impossibili da praticare su alcuni siti, anche in Italia, siti che poi magari vi rilasciano anche la fattura. Ecco, io vi dico diffidate, sono purtroppo siti che molto spesso fanno arrivare il prodotto dalla Cina e poi vi abbandonano a voi stessi se avete bisogno di assistenza. In realtà la rete l'AUVA è fatta di negozi specializzati di altissimo livello, ripeto, sull'AUVA.it li trovate, potete se no comprare dall'AUVA.it direttamente, e per tutto il mese di maggio, ovvero il mese del macro, applichiamo un 20% sulle ottiche fotografiche macro, attenzione, solo quelle fotografiche, non quelle cinema. A fianco a questa promozione ce n'è un'altra che riguarda le slitte meccaniche di Novoflex. E qui mi riaggancio a una domanda che era stata fatta prima, mi pare da Marco, ovvero sul focus stacking. Il focus stacking è una tecnica estremamente interessante e permette appunto di guadagnare molta profondità di campo ottimizzando da scatto a scatto la profondità, la distanza del piano focale sul quale fare la ripresa. Questa cosa però fatta, due modi possono essere utilizzati, può essere fatta o usando l'autofocus dell'obiettivo, cosa che Marco non avrebbe potuto fare con le nostre ottiche, perché le nostre ottiche non sono autofocus, tutte le ottiche macro sono severamente manuali. E questo evidentemente impedisce di fare la tecnica di focus stacking in camera, mentre si può fare utilizzando delle slitte di messa a fuoco, per cui ogni scatto avanza magari di mezzo millimetro e quindi ogni fotografia ci restituisce una fetta, uno spessore di fuoco che poi i software di stacking possono riconoscere come a fuoco e montare come se fossero dei sandwich di diverse profondità. Infatti quest'anno abbiamo affiancato al mese del macro dedicato all'AUVA anche le slitte meccaniche di Novoflex, che sono scontate anch'esse sempre sul novoflex.it o sulla nostra rete. Chiudo. Grazie. E restituisco a Marco la parola. Grazie. Noi proseguiamo la nostra parata, Marco, con sì. Una foto piuttosto impressionante e interessante. È una predazione. Esatto, questa è stata un colpo di fortuna, perché come ti raccontavo prima di entrare in onda, diciamo, questa è accaduta per caso, nel senso che ovviamente mi sarebbe piaciuto avere nel progetto qualcuno che si mangiava un collembolo, però non è facile, insomma, loro sono mangiati da un sacco di invertebrati che convivono nello stesso ambiente, ma non è facile trovare proprio la scena esatta. E qua io ero in Sardegna nel giardino di un'amica che mi aveva invitato a fotografare dei bruchi che lei aveva su una pianta. Allora arrivo lì, mi fa vedere i bruchi, dico ok, allora metto giù lo zaino, monto l'obiettivo e comincio a fotografare i bruchi, appoggio lo zaino per terra e il mio occhio coglie un piccolo movimento sulla sabbia, perché vive in una zona abbastanza sabbiosa, guardo e vedo che è un ragno saltatore, ma guardo che ha in bocca qualcosa, guardo meglio con la lente e vedo che ha un collembolo in bocca, tra l'altro impugnato tra virgolette bene, cioè con la testa esattamente rivolta in avanti, invece spesso li prendono a caso, quindi ce li hanno da dietro, ce li hanno rigirati e poi in un attimo è come se tra virgolette un po' li macinassero con i cheligeri, quindi le zanne, e quindi diventano una pallina informe. Allora ho montato al volo l'obiettivo l'AUVA e mi sono buttato per terra. Il ragno era in un posto abbastanza pulito, per fortuna senza erba o ostacoli vari. Io semplicemente non ho fatto movimenti bruschi, perché questi ragni vedono molto bene, tendono a girarsi o andare via se tu ti avvicini di colpo. Mi sono avvicinato piano piano e sono riuscito a fare questa fotografia mettendo a fuoco in maniera selettiva solo la fronte con gli occhi della preda, e dietro si intuisce, seppur con la profondità di campo ridotta che abbiamo detto, ma si capisce molto bene che c'è il predatore che se lo sta mangiando. E da quando ho iniziato la sequenza, quando ho finito, nel giro di un paio di minuti forse, il ragno si era già rigirato negli ultimi scatti la preda e l'aveva già resa praticamente informe, quindi sono stato molto fortunato. E devo dire sì, in questo caso lo sfocato è davvero descrittivo, è quel livello di durezza del bokeh che in questi casi funziona, è funzionale.
perché gli occhi verdi dietro del ragno salticida sono inquietanti e sono davvero completano l'immagine. Che poi i ragni saltatori sono pucciosetti, sono tipo i gattini dei ragni praticamente, no? Come aspetto, sono pelosi con gli occhi grandi, sembrano dei pupazzetti, quindi figuriamoci gli altri. Questa è una fotografia che ho fatto in giardino, nella casa dove sto attualmente, però è un collembolo di quelli non tondeggianti. Avete visto che sembrano dei Pokémon, sono tutti colorati, di forme diverse, gommosetti, lucidi, pelosi, eccetera. E questi sono dei muschi, praticamente. In questo caso è ricercato prettamente un effetto pittorico di ritratto ambientato. Quindi Sì. c'è anche un'anima gentile dentro Marco detto Macro Colombo. Esatto, Macro Colombo. Sì, allora qua ho utilizzato una luce da dietro, seppur non una controluce sparato per scontornare la sagoma del soggetto, ma è una luce morbida sullo sfondo, con una gelatina arancione. Questo per creare un effetto savana quasi, no? Cioè un effetto tramonto africano con tutte queste forme di muschi che mi ricordavano delle palme quasi nell'oasi, perché volevo comunque restituire anche cioè no, non è un progetto totalmente descrittivo in cui tu fai la collezione delle figurine e vai a fotografare più specie possibile. Volevo che restituisse anche le impressioni, il senso del luogo, seppur questa sia una scala dimensionale ridottissima, però lo scopo è portare le persone in un mondo praticamente alieno, ma che hai sotto gli scarponi quando vai a camminare in montagna o che hai in giardino mentre cammini a piedi nudi nel prato che hai appena sfalciato, insomma. Questa è la foto che dà il titolo in realtà alla nostra serata, giusto? Sì, questa è la miriade vera e propria. I collemboli sono presenti in tutti gli ambienti del pianeta e sono abbondantissimi. Non ci sono sott'acqua in maniera vera e propria, se non un'eccezione in un lago, ma dalla fascia di marea, quindi dalla costa fino alle cime delle montagne più alte, si trovano, inclusi i poli, le foreste tropicali e ovviamente tutte le zone temperate dove siamo anche noi. La miriade deriva da una parola greca che è un'unità di misura e indica 10.000 unità. Perché questo, tra l'altro, è il numero medio di collemboli che si può tipicamente trovare in un metro quadro di terreno. Quindi in un qualunque metro quadro di terreno si va dai 2.000-3.000 individui fino in media a 10.000, però ci sono delle zone del mondo, in particolare in Antartide, dove sono milioni di individui per metro quadro. Quindi è una cosa allucinante pensare come ci sia tutto questo mondo parallelo di cui noi non sappiamo niente, che brulica, vive, si riproduce, mangia, viene predato, eccetera, in continuazione, dove vivere una trentina di giorni è già un lusso, perché comunque loro vivono pochissimo. E qua ho messo anche un backstage per far vedere uno degli ambienti in cui sono stato, che non sembra un posto in cui praticare della macro vera e propria, ma in realtà ci sono delle specie che si sono adattate a vivere nelle pozze di marea tra gli scogli, qui sono in Liguria. E tu vai e le trovi che galleggiano sulla superficie dell'acqua marina, praticamente dove loro poi mangiano le meduse che si spiaggiano, i pezzi di pesce buttati, i ricci spaccati e così via. Quindi c'è tutto un microcosmo incredibile, che tra l'altro è super sostenibile, perché fare un safari di questo tipo vuol dire non spostarsi neanche, no? Quindi avere un impatto molto più limitato invece che Certo, andare dall'altra parte del mondo a fare le foto. sono sicuro che alcuni staranno cercando di sbirciare quello che compare sul display del controller, del master, del flash. Lo possiamo guardare, io non ho segreti tecnici. Allora, questo è il controller, per chi lo sa, lo conosce, insomma, c'è possibilità di regolare fino a 8 unità flash in contemporanea, anche se il kit è da 2.
praticamente si può regolare la potenza dell'uno o dell'altro, quindi dei due canali A e B. Qua erano regolati in maniera uguale perché non volevo una luce molto molto radente da un lato e morbida dall'altro, ma era una luce piana perché forse avevo fatto una foto documentativa. Però avevo aumentato un po' la potenza dei flash perché comunque in quella condizione vedete che l'animale è molto scuro e quindi, vabbè, qua si vede sgranato perché è una foto fatta col cellulare, però l'animale è molto scuro, assorbiva molta luce e quindi c'era bisogno di alzare la potenza del flash. Questo mi è capitato in alcuni casi. E poi si vede il canale che permette di fare delle foto con questo flash, con questi due flash, senza far scattare in continuazione i flash del tuo amico che ha lo stesso modello, perché lui imposta su due, tu imposti su tre, quindi non si consumano batterie per niente, insomma. Questa era l'impostazione e i flash in questo caso erano addirittura appoggiati lateralmente per stare più raso terra ancora senza l'ingombro dell'anella e l'animale galleggiava su una di queste, vedete che c'è un po' di acqua intrappolata dagli schizzi delle onde in queste nicchiette dello scoglio e permetteva quindi di realizzare queste immagini di questa specie, insomma. Però ce ne sono altre che io ho fotografato che erano imposti completamente diversi. Questa fantastica immagine, sembrano cristalli di sale, ma forse non sono. È fatta con luce sempre flash o, come chiede Marco Maggesi, ogni tanto ti avvali anche di pannelli LED? Allora, per questo progetto non ho usato pannelli LED, ma è un caso, nel senso che ne ho solo due che uso per fare ritratti di persone quando faccio le parti di, tra virgolette, fotogiornalismo per la conservazione. Però in questo caso non li ho usati perché avendo quei flashettini lì ho sempre usato quelli, insomma ero comodo con quelli. Però questa immagine qui è fatta in luce ambiente, non è fatta con i flash perché praticamente questa è una specie che vive nei boschi di faggio, per esempio, e che si trova nelle giornate invernali sopra la neve. Loro sono talmente piccoli che riescono a infilarsi tra i cristalli di ghiaccio dalla lettiera sottostante, salire, arrivare in cima e poi quando arrivano in cima al cristallo si preparano, saltano e si spostano e ricadono magari a 30 cm di distanza. Sono così piccoli da riprecipitare verso il fondo, poi si riarrampicano, rifanno questa cosa e poi risaltano. Perché lo fanno? Perché migrano sulla neve che permette loro di spostarsi molto più facilmente. Immaginate un bosco in cui c'è un torrente, quello è invalicabile per questi animali. Invece quando c'è la neve, magari il torrente è ghiacciato, coperto di neve, e loro possono migrare più facilmente. E in più riescono ad arrivare a grandi alberi dove il tronco scuro fonde un po' la neve e si rinfidano lì. Però sembra la fatica di Sisifo, cioè comunque continuano a saltare, cadere, saltare, cadere. E questa era una mattina in cui io sono andato in provincia di Piacenza in montagna dove mi ricordavo di aver visto anni prima questo fenomeno e con la luce del sole all'alba sono riuscito in controluce a fare queste immagini in cui lui sta per saltare proprio e si vedono tutti i cristalli retroilluminati, però è fatta senza flash perché utilizzare una luce frontale qui avrebbe sminuito le strutture dei cristalli, non so come dire, ma si sarebbe appiattita, insomma. Certo, no, è chiarissimo. E ho fatto anche delle foto nel progetto c'è tutta una parte di conservazione perché i collembri sono molto studiati dai ricercatori per in qualità di indicatori ambientali, cioè più specie ci sono più l'habitat è ben conservato e poi ci sono alcune specie che si trovano solo in ambienti molto conservati, infatti rientrano negli studi dell'inquinamento del suolo, dei cambiamenti climatici, come dicevo prima, e così via. E quindi sono andato anche con i ricercatori a documentare il loro lavoro per trovare del DNA ambientale, quindi a volte loro non devono neanche trovare i collemboli, raccolgono un po' di terriccio, un po' di materiale che si trova in questi posti e poi mettono in un macchinario in laboratorio che estrae i frammenti di DNA e vede chi è passato lì. In qualche modo, e riescono a trovare i gruppi e quindi a capire che specie ci sono. E questa è una grotta di ghiacciaio sulle Alpi, un posto stratosferico in cui ho avuto la fortuna di andare. Questa foto mi è stata fatta da Davide Corengia, che mi ha accompagnato insieme a Claudia Canedoli dell'Università Bicocca, e questo era un posto veramente pazzesco perché c'erano tutte queste stalattiti di ghiaccio fuse con le stalagmiti, che però davano l'idea comunque di quanto grave sia la situazione, perché era gennaio, c'erano temperature sotto lo zero, eppure si vede come
queste colonnine siano curve, perché comunque anche in inverno questo ghiacciaio si sta muovendo abbastanza, perché continua a fondere e quindi si continua a ricongelare sempre più a valle e fa la curva praticamente, no? Mm-hmm. E ovviamente con attrezzatura specialistica, caschetto, ramponi, picozza e così via, perché sono ambienti molto particolari. Questo dà l'idea delle dimensioni, ma in realtà questi sembrano un po' più grandi rispetto agli altri che abbiamo visto finora. Esatto, questa è l'unica eccezione, nel senso che è il collembolo più grande in Europa, è lungo 9 mm e quindi questo mi ha permesso di fare un selfie vero, perché questa è fatta con il grandangolo. Sono dei collemboli relitti glaciali, si dice, cioè loro sono testimoni di quando c'erano le glaciazioni, in cui probabilmente erano molto più diffusi. Adesso sono rimasti un po' a macchia di leopardo, e in Italia ci sono solo in un posto in Veneto e in un paio di posti in Trentino Alto Adige, e poi il resto sta tipo in Polonia, in Bulgaria, in Slovenia orientale, in quei posti lì, perché hanno bisogno di caratteristiche molto particolari. E questa è una specie di grandi dimensioni, vi ho detto che è il più grande in Europa, ed è lungo ben 9 mm, cioè comunque è un gigante rispetto, sì, rispetto agli altri, è veramente grosso. Però ha dei comportamenti interessanti, perché praticamente sta sulle foglie morte, sui tronchi d'albero, eccetera, e ce n'erano tantissimi. A me ha ricordato le immersioni che faccio per andare a vedere i nudibranchi, che sono delle lumache colorate, piccole, lunghe tipo 2 centimetri, 4 centimetri, una cosa del genere. Ce n'erano dappertutto e quando si incontravano tra loro si impennavano quasi, no? Quindi ho dedicato molto tempo alla realizzazione di queste immagini in luce ambiente, senza flash, per avere questo sfocato, insomma, e per riuscire, insomma, a ottenere questo comportamento, che nel sottobosco fitto non è facile, perché devi avere, sì, in questo caso ISO più alti e tempi più veloci rispetto alle foto precedenti. Questa è l'unica del progetto fatta non con il 5x, perché è un soggetto molto più grande, cioè o fai solo la testa dell'animale oppure intero, è più difficile. E quindi è fatta con un macro normale. Vedo una domanda. E infatti è relativa proprio al diaframma. Ok, con il Lava 25 mm, quali diaframmi usi di solito? 5-6, ho sempre usato il 5-6. Tra l'altro sul mio blog c'è anche una recensione in cui ci sono più commenti, diciamo, consigli su come usarlo, eccetera. Quindi se volete potete andare a recuperare anche quella. Però avevo fatto delle prove appunto per vedere quale diaframma fosse più idoneo per fotografare questo genere di soggetti. Il 5-6 era il compromesso perfetto. Dunque, tu, oltre a essere un fantastico narratore, io ti ho lasciato molto volentieri andare a braccio questa sera, perché è un piacere ascoltarti. Tu sei in effetti un divulgatore scientifico, sei un consulente per Geo su Rai 3, hai pubblicato diversi libri e hai vinto anche diversi concorsi, in particolare al Wildlife Photographer of the Year, ben 3 volte. E con questo po' di curriculum tu organizzi anche dei workshop, da quello che so. Sì, grazie per la presentazione faraonica. Sì, organizzo tantissimi corsi, sia su campo che online, lettura dell'immagine e così via, e sia di fotografia che di conoscenza dei soggetti, quindi di biologia di varie specie animali, insomma. E per chi fosse interessato a corsi macro, per esempio, il prossimo che c'è è proprio a fine maggio, ed è in Toscana, in una zona bellissima dietro Vada, praticamente in provincia di Livorno, quindi se qualcuno volesse partecipare anche per conoscerci, se non ci siamo già conosciuti in passato, potrebbe essere una buona idea, perché comunque si possono realizzare delle belle immagini anche di specie comuni, non per forza di specie particolarmente rare, e di fioriture, perché adesso è il periodo in cui ci sono tante fioriture, quindi si possono veramente realizzare delle belle scene. Affronteremo vari tipi di tecniche, con illuminazione artificiale, con il bokeh, lo sfocato, insomma ci saranno varie cose. Anche per esempio trame, pattern come questa, fotografie zenitali e così via. Il lavoro che abbiamo visto finora, quello dedicato ai collemboli, confluirà in un libro di prossima pubblicazione. Sì. Tempi previsti per le librerie, per lo sbarco in libreria?
Allora, questo libro, che sarà appunto un tributo visivo a tutto questo micromondo che noi abbiamo attorno e che ci circonda, serve a stimolare un po' la curiosità degli osservatori e uscirà a ottobre per Publinova, l'editore con cui ho già lavorato per alcuni libri precedenti. Sarà un libro di grande formato, ovviamente fotografico, e ci saranno anche dei testi di approfondimento sul mondo di questi animali e dei racconti di campo con dei backstage, nonché ci saranno alcune pagine con indicazioni su come fotografarli, indicazioni tecniche di impostazioni, inquadrature e così via. Quindi diciamo che affronta vari tagli dello stesso argomento. In fondo ci sarà anche addirittura un paio di pagine con una chiave di identificazione delle 50 specie più comuni che si trovano in Italia, quindi uno può anche poi divertirsi a identificare quello che fotografa se vuole. Quello che trova sul davanzale o in giardino. Sì, si trova anche, io li ho trovati sul balcone, li ho trovati per esempio, a volte mi è capitato di comprare la cassetta di verdura e mentre la tiri fuori vedi che c'è un collembolo sopra. Quindi si possono veramente trovare dappertutto. L'ideale è sotto i vasi dei fiori. Se avete dei vasi dei fiori con il terriccio, eccetera, li sollevate, dove rimane un po' di umido, lì ci sono sempre collemboli. Quindi potete anche domani mattina, se non fate foto, sollevare, guardare e vedrete dei puntini che corrono. Fantastico. Beh, dunque, noi siamo in realtà arrivati alla fine di questa presentazione, di questa diretta, e chi l'avesse persa o si fosse da poco collegato potrà ritrovarla sui nostri canali di fotocal.it, sia di YouTube che di Facebook, e sul canale Facebook di Laowa Italia. E ovviamente questa diretta con Marco, così come quella di Luca, Eberle e le prossime due, alle quali tra poco vi inviterò, saranno comunque racchiuse in un unico articolo che troverete su fotocal.it con i link ai vari video disponibili e già registrati. E se Nick non ha e Marco non hanno altro da dire, io quindi lancerei l'appuntamento per il prossimo appuntamento. Chiedo scusa per il bisticcio di parole, l'appuntamento per la prossima diretta, che è per il 17 prossimo, sempre alle 21, e sempre su questi canali. E sarà la volta di Luca Mick, un altro master della macrofotografia. Buona serata a tutti allora, a presto e grazie. Grazie, buona serata. Grazie, buona serata a tutti e grazie per essere stati con noi.